giorno di Natale ci mangiamo un caviale, accompagnato di spanzale. A Capodanno solo un po' di aglio ed un po' di cipolla per coltivare la voce per le mai donate. Invece l'Epifania ci mangiamo una gallina e che sia sia. A San Giuseppe ci mangiamo i crepe e cavzonette. A Carnevale ci mangiamo un guanciale di maiale. Un premio speciale della giuria ad un neopoeta. Ho 5-6 anni, sì, che ho scritto queste, pure qualcosa, può darsi che c'è pure un valore queste poesie che ho scritto sulla nostra vita. E ragazzi, cose per i ragazzi, per gioco, è qualcosa per mantenere allegri. Quando si fa qualche gita, qualche cosa, allora mi chiamano, mi fa sempre piacere. Una cosa volevo chiederti, zio Giovanni, ma qualche termine, qualche parola gambatesana verace che ormai non si usa più, che i giovani conoscono, diciamo, forse a stento? Ma per esempio mo si dice una cosa che qua già sono scritto su questa pagina. Annoglia. Innoglia, che cosa è annoglia? Ventricino di maiale secco, però. E allora dopo, quando ti mangi, metti arrostino nella padella, poco olio, quasi niente, e viene croccante, e sono specialissima. Ci sono anche dei posti di Gambatesa che hanno un nome tutto particolare. Traduciamo, i Prevolature. Ah, i Prevolature non si beravano le bestie, i Prevolature. Che dopo tante cose, coppa questa pagina, non ce l'ho scritta perché non ci stanno nemmeno. Per esempio noi, per esempio, i lacci di scarpa, diciamo i criuli. I criuli saranno pure pasti che si mangiano, criuli, non lo so. Però non sta scritto in coppia vocabolari. Io sono riuscito a chiappare tutte le parole, queste, in dialetto gambatesano, tutto quello che non sta scritto in coppia vocabolari. Ad esempio i bambini, in senso affettuoso, come li chiamiamo a Gambatesano? C'è de l'il. Qualche altro termine che proprio non si sente più? Avanzola, un aratro che si girava, dove il uomo si gira e viene girato. Allora, quante ari, che era il terreno. Allora, destra e sinistra, gira questo omero e che un continuazione si chiama Arata Valenzola, l'aratro, e questo è tutto. Io vorrei da te una spiegazione tecnica e poi dopo ti lasciamo, invece su una cosa che c'è anche sulla viale che porta poi alla chiesa, qua. Le misure. Utumul, sì, questo utumul, capo, questo utumul è completo pure da altre cose, per esempio Muzet sarebbe a metà di utumul, poi c'è sta quarto, allora una volta si pagava un medico, per esempio il barbiere, tutto con il grano, e devono utumul daranno all'anno, per la famiglia, non per uno solo. E quelli utumul anticamente che andavano a mostrare la roba, e poi c'è sta un Muzet piccolino. Poi ci stanno, per esempio, quando già sono scritto in coppa questa pagina, i parenti, sai che so, quando sbraccia il fuoco e esce tutte quelle cose là, a fucagna, per esempio, la fucagna non si cuoce la roba, il camino, la cucina, non lo so, a fucagna non sta scritto in coppa vocabolario, è una cosa paesana così. Ok, questo era il vocabolario spontaneo del neopoeta. In questi brevi racconti ci salutiamo. Grazie zio Gianni Di Luca. Grazie, buonasera. Buona serata. Il Capodanno 2019-2020 a Gambatesa non è terminato, ma diciamo è terminato un po' il momento clou, quello sul palco, il pomeriggio sul palco, in cui tutta la popolazione può ascoltare le maitunate, mentre la notte magari, diciamo, l'ascolto è più settoriale, casa per casa, vicolo per vicolo, qui è collettivo. Il presidente dell'associazione Maitunate, Giovanni Carozza, un bilancio a caldo di questa 3 giorni per il momento in attesa del quarto. Ma io onestamente lo ritengo molto positivo, una edizione appassionante, emotivamente coinvolgente, perché dobbiamo partire comunque dal 30 dicembre, da questo evento che è stato mettato a tavola con la scuola dei bambini, che è stata una cosa enorme, un successo bellissimo, col coinvolgimento di una comunità lontana da noi, che non conosciamo, quella di Fragneto, però legati dalla parola e dalla tradizione delle maitunate, e poi tutto quello che è il vero e proprio Capodanno di Gambatesa, la notte del Capodanno, dalla benedizione delle squadre ai fuochi d'artificio in piazza, all'unirsi in piazza ognuno
per uno scambio di saluti, per uno scambio di saluti fatti con musica, mentonate, balli, danze, tutti insieme, e per poi tornare ognuno con la propria squadra a fare le proprie case. Io l'ultima squadra l'ho visto alle 2 del mattino, alle 2 di oggi pomeriggio, è passata sotto casa mia la squadra, si chiama Stelle Cadenti, un gruppo bellissimo che suonava. Quindi poi il palco è il culmine, il palco è l'esplosione dell'emotività anche della tensione, perché la competizione è vera, è sentita per la premiazione del miglior cantoro, il miglior componimento poetico, una cosa veramente delicata, molto bella, su questo gioco di parole che Giuseppe Conte, comunque a Gambatese ce ne stanno 3-4, quindi abbiamo giocato su questa situazione. Se vi a Roma c'è sta o Parlamento, Giuseppe Conte fa o presidente, se vi a Gambatese c'è sta o Parlamento. Giuseppe Conte fa ubidel. Vince il premio dedicato a Mario Di Renzo per il miglior componimento poetico, Giuseppe Conte. È un premio che si stende a tutta la squadra per la presentazione, la rappresentazione del componimento. Il premio Luigi Dillo, dato a un ragazzo che fa la prima media, che ha fatto la notte di Capodanno da solo, che si è sul palco, che ha cantato come un adulto. Il premio alla Sunaghiera d'Oro, data a un altro ragazzo che comunque è uno dei nostri, che studia fuori ma torna qui per vivere la tradizione del Capodanno, e il premio come migliore squadra. Poi c'è stato un premio speciale della giuria che abbiamo dovuto dare anche a chi, nonostante l'età, i lavori, però gli piace giocare con le parole, con le rime, con le composizioni. Domani vogliamo continuare con questo esperimento di stare insieme, e quindi che si chiama questo maxi banchetto insieme, dove ogni squadra però proporrà un menù fatto proprio per stare, è un menù quindi per accattivare un po' e per mangiare meglio rispetto agli altri. Noi penso che siamo all'inizio della 321esima edizione, oggi fortunatamente è un nuovo punto di partenza, non è ancora la conclusione del Capodanno attuale. Ecco, parliamo anche di quello che sono stati gli arrivi. Abbiamo visto comunque tanta gente di ritorno che ha sempre Gambatesa nel cuore, tanti camperisti che sono arrivati, addirittura questa mattina ci è capitato di fare un'intervista in inglese a un camperista svizzero che ci rispondeva in tedesco, ma era entusiasta di questa cosa. Beh, quello che piace è il fatto di poter comunque entrare a casa delle persone, di poter seguire le squadre, suonare, è un po' questo coinvolgimento, che uno poi deve capire anche il meccanismo di come trovare una squadra, perché la squadra gira per il paese, poi passa per le strade, c'è un momento clou, ma una volta che un gruppo segue una squadra, la cosa bella dei camperisti è che quest'anno ha lavorato molto il tantam e le esperienze positive di 10 anni di attività fatte tra l'Associazione Culturale e Maggiore del Club Campeggio Molise. Ci sono i B&B, sono tutti pieni, le case sono tutte piene, gli americani sono tornati per questa tradizione. È una cosa bella, io sono veramente contento e spero che sia un lavoro, un seminare per chi poi anche in futuro dovrà sostituire queste persone e per fare questa attività molto meglio e con approcci diversi, sicuramente più innovativi. Ecco, c'era uno slogan che circola da parecchio, praticamente l'ho fatto mio come intenzione, come dire, quando lei ha detto che gli insegnanti, parafrasando, non sono gli adulti verso i bambini ma sono i bambini verso gli adulti. Partiamo proprio, ritorniamo su questo. Sicuramente è importantissimo l'entusiasmo dei giovani che tornano da ogni dove, anche dall'estero, dove studiano e lavorano per cantare e far parte ancora delle loro squadre, ma i bambini sono un patrimonio eccezionale. Hanno una padronanza nel cantare, di non avere paura di cantare su un palco davanti a un pubblico, e poi nel giocare con le parole, che è difficile insegnargli qualche cosa. Uno può dare uno spunto, uno stimolo, ma poi sono loro che danno risposte. Se tu sei noioso negli insegnare, loro non ti seguiranno mai. Quando facciamo la scuola delle mentonate, loro stavano seduti sulle sedie, insomma, erano annoiati. Io ho detto di salire sul palco, sono andati tutti di corsa sul palco, e noi facciamo lezione con tutti i bambini sul palco. Che lezione! Noi giochiamo con i bambini, con loro tutti disposti sul palco, come facciamo sul palco poi il 30 dicembre e il 1 gennaio. Perfetto, ovviamente ricordiamo che di tutto questo rimane la documentazione classica, perché avete un archivio multimediale molto importante, ricordiamo anche il supporto e la condivisione di Turismo e Cultura, insomma progetti che vanno a innestarsi su una tradizione ormai ultracentenaria che rimane come
uno degli elementi fondanti dell'essere non soltanto gambatesani ma penso morisani. Beh, io credo che con questo giocare, con questo riproporre in una maniera anche forte, fuori da Gambatesa, la tradizione delle mendonate, ha fatto risvegliare anche qualcuno in Molise su questo argomento, ed è giusto che sia così. Il termine esiste, la tradizione esisteva, ed è bello anche unirsi con le tradizioni. Il nostro viaggio in Molise da Gambatesa termina qui per questo 1° gennaio 2020. Un saluto ovviamente a tutti voi che ci avete seguito sul digitale terrestre, il canale 11 in Molise, 96 in Abruzzo, 880 a Roma e nel Lazio, il 12 del digitale terrestre in Molise per Telemolise 2, il 212 per Molise Mio, dove questa trasmissione va in onda diverse volte per accontentare anche coloro che vogliono rivivere con diciamo una certa assiduità alcuni momenti. Ma soprattutto salutiamo coloro che ci seguono dal web, in particolar modo coloro che amano questa tradizione delle maitunate. Ce ne sono tantissimi che ci stanno seguendo tramite social, quindi su Facebook, dove siamo anche in diretta 24 su 24, tramite YouTube, dove siamo anche in diretta 24 su 24, tramite Fire TV, ce l'hanno diverse persone ormai questo modo di fruire tramite la rete, appunto, i contenuti televisivi, e ovviamente su telemolise.com, che rimane sempre il punto di riferimento. Salutiamo in particolare coloro che ci seguono dagli Stati Uniti, dal Belgio, dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Emilia Romagna, da Roma. Insomma, stiamo facendo una piccola mappa di lì dove sono di più i gambatesani. Ce ne sono veramente tanti. A contarli forse troveremo una popolazione totale, anche con le generazioni successive, che va oltre la popolazione di questo comune. Un comune che rimane molto accogliente, che anche quest'anno ha accolto tante persone, ha accolto anche i camperisti, alcuni dei quali arrivavano da lontano ma addirittura anche dall'estero. Insomma, un momento corale di sicuramente di musica, di parole, di tradizione con le maitunate, la 320esima edizione, e ovviamente anche di accoglienza e condivisione. Tutto questo è stato realizzato con il supporto di Molise Cultura. Lo ricordiamo, noi effettuiamo una documentazione puntuale di quello che accade sul territorio, quindi ne vogliamo parlare poi nel dettaglio, e ovviamente ne vogliamo parlare dedicando ogni nostro lavoro, piccolo sforzo, anche quello di lavorare la notte di San Silvestro, il primo dell'anno, a voi che ci seguite su Telemolise. Restate con noi.